quello che si sarà ripetuto. Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro Refrigeranti di Nuova Generazione Messa in Opera. È un incontro organizzato da Confapi Venezia e Assofrigoristi, Confapi Venezia Associazione Piccola e Media Industria Città Metropolitana. Questo incontro in modalità mista, ibrida, quindi con voi in presenza, più attualmente abbiamo 57 partecipanti collegati online e vedo quindi un'ottima partecipazione, vi ringrazio della presenza. Un incontro che è sponsorizzato da Refrigerant Italia e Tergas e che ovviamente ha una natura tecnica di approfondimento al quale abbiamo invitato i principali e migliori relatori in materia. Iniziamo con qualche minuto d'anticipo perché vogliamo lasciare spazio poi agli interventi di natura tecnica, ma anche alle vostre domande e richieste di approfondimento. Quindi in questa prima parte ci saranno i saluti istituzionali, seguiranno gli interventi tecnici, poi la possibilità di porre ai nostri relatori domande e quesiti, anche per chi ci segue, quindi online avranno possibilità di inserire in chat le proprie domande, poi seguirà un aperitivo di metodo di conoscenza e della sala. Partirei subito con i saluti istituzionali, chiamo il presidente di Confapi Venezia Marco Zeppinel, nonché amministratore delegato di Tergas SRL. Grazie direttore. Buon pomeriggio a tutti quanti. Io oggi sono qui come amministratore di Tergas, che assieme appunto a Refrigerant sponsorizza questo evento, ma anche e soprattutto come presidente di Confapi, quindi di un sindacato datoriale, come ricordava prima il direttore. Quindi mi corre l'obbligo, visto che ho di fronte una platea di imprenditori e professionisti, di accennare anche a quella che è la situazione attuale. E cioè il fatto che noi come imprenditori, io personalmente come voi, arrivo tutte le mattine in azienda e scarico le mail, ricevo le PEC, le lettere, le raccomandate di aumento o variazione degli stimi, sempre costantemente in aumento. In una situazione che ha reso il controllo di gestione praticamente un esercizio di pura fantasia, una cosa praticamente impossibile, una missione impossibile. Tutto questo in un contesto di clamorosa e vertiginosa inflazione e di shortage di materie prime, semilavorati, prodotti finiti. Questa cosa determina una condizione, quella che poi molti autorevoli analisti hanno definito una tempesta perfetta, perché abbiamo una inflazione, come accennavo, molto alta e una produzione conseguentemente bassa, proprio per mancanza di materie prime. Tutto questo in un contesto internazionale che è inutile che vi racconti e con le difficoltà strutturali che ha l'economia italiana, cioè il fatto di essere noi soprattutto piccole imprese. Basti pensare che in Italia lo 0,1% delle imprese ha più di 250 dipendenti. Vogliono dire 4.000 aziende. In Germania ci sono 40.000 aziende che hanno più di 250 dipendenti e sono 25.000 in Francia. Come superiamo tutto questo? Come facciamo a superare questa difficoltà? A mio parere è facendo rete. E rete la facciamo con le associazioni tecniche, come per esempio Assofrigoristi, che condivide informazioni, che condivide miglioramenti tecnologici, e con sindacati datoriali come il nostro, che hanno la possibilità di accedere a bandi, formazione finanziata e di condividere anche notizie relative a quelli che sono il programma della politica economica nazionale. Confapi, ricordo, è un'associazione che ha 75 anni di vita, rappresenta 89.000 imprese a livello italiano, credo che la batteria stia per andare, e un milione di addetti. Siede al tavolo del PNR sia nazionale che anche in Veneto. Quindi, riprendendo il filo del ragionamento, quello che invito tutti a fare è quello di cercare di aderire a questo tipo di organizzazione, proprio per avere la possibilità di condividere informazioni e opportunità. Quindi mi rivolgo
anche al presidente Brandolin e al direttore Odratti, sapete che Confapi c'è. Grazie. Grazie Presidente Zecchinelli. Chiamo a questo punto il Presidente di Assofiguristi, Fabio Brandolin, per pochi saluti. Buongiorno a tutti. Io da 9 mesi sono il nuovo Presidente di Assofiguristi. Assofiguristi ha come scopo quella di tutelare la categoria di frigoristi, cercare di rendergli la vita più facile, operativamente più facile. Come avete visto, negli ultimi anni siamo stati sommersi da un numero impressionante di normative che sono sempre più stringenti. Il nostro scopo è quello di mettere tutti i frigoristi nelle condizioni di poter meglio operare. Ben venga l'invito che ha fatto Marco, noi siamo disposti a collaborare, lo stiamo facendo a 360 gradi, con altre associazioni, anche associazioni tecniche, associazioni di costruttori. Sorteggio di energia elettrica. E sono d'accordo con Marco che solo facendo rete, solo facendo squadra, possiamo arrivare a ottenere dei risultati. Da soli non possiamo ottenere nulla. Non voglio far perdere altro tempo a chi deve venire dopo, perché so che sono i temi quelli più importanti. Grazie al Presidente di Assofiguristi. Facciamo anche un applauso di incoraggiamento ai nostri consiglieri che si impegnano molto negli interessi di tutta la categoria, di tutti i colleghi imprenditori. A questo punto chiamiamo l'amministratore Frigerend Italia SRL, Nicola Partitilo, per i propri saluti. Sono qui. Abbiamo pubblicato la vita col salto. Ecco, lo becchiamo. Col salto. Sì. Ecco, sono l'amministratore di Refrigerant Italia, e chiamata in questo momento parzialmente sotto accusa dal caro amico Marco che si è lamentato dei prezzi, e i prezzi sono quelli che siamo noi a dare a loro. Ma non perché siamo noi banditi che vogliamo approfittare, ma semplicemente perché a monte esistono i produttori internazionali che si chiamano Kemur, che si chiamano Daikin, che si chiamano Honeywell, e sono loro che fissano il prezzo. Quindi la nostra è un po' una lotta destinata a subire. Lo abbiamo visto negli anni, più di questo non riusciamo a fare, cerchiamo di tornare indietro ogni volta che ci sono degli aumenti. A parte il discorso prezzi, noi vogliamo sicuramente portare a vostra conoscenza i nuovi gas, visto che da quando è nata questa normativa legata alla riduzione del GVP, l'interesse è di utilizzare gas a bassissimo GVP, che però hanno come contropartita un livello di leggera infiammabilità, e infatti sono in classe A2L. Nonostante sia leggera, purtroppo ci sono delle regole da seguire, e abbiamo visto che in molti casi, vuoi per ignoranza o vuoi per superficialità, sentiamo di quelle cose stranissime, tipo il ristallatore di condizionatori d'aria che lì dove trova il 410 mette meno 32 perché dice è il suo sostituto, e finché non risalta per aria va anche bene, ma non è sempre così. Oppure altre situazioni di questo genere che derivano dal fatto della non conoscenza di come devono operare i gas leggermente infiammabili. Per questo il nostro scopo è di focalizzare l'attenzione della platea e del pubblico su questa normativa, su queste diciamo, modalità di uso, per la quale abbiamo organizzato un simposio, questo simposio, con la partecipazione di un nostro responsabile tecnico che è venuto appositamente dalla nostra casa madre in Francia, che è la Gaz & Chim, e si avverrà di un interprete per far capire immediatamente a tutti di cosa stiamo parlando. Grazie. Grazie. Grazie a Nicola Partitilo, direttore qui alle sorelle. A questo punto chiamo il direttore commerciale di Gruppo Gaz & Chim,
Colià Zerbini. Anche questo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Parmi vous. Je tiens à remercier tout d'abord Confapi. Notre partenaire Tergaz. L'association Asso Frigoristi. Et bien sûr notre filiale Refrigerante Italia. E certamente anche la nostra filiale Refrigerante Italia. Pour l'organisation de ce séminaire. Per aver organizzato questo seminario. En espérant qu'il vous apporte, on va dire, une visibilité sur le futur. Je tenais aussi à remercier. Tous les acteurs de la chaîne du froid. Tutti gli attori della catena del freddo. Aujourd'hui, comme vous le savez, le métier devient de plus en plus difficile. Oggi, come sapete, il lavoro diventa sempre più difficile. De plus en plus réglementé. Sempre di più regolamentato. Avec énormément de contraintes. Un sacco di cose costrittive. Et donc un grand merci à tous les acteurs du froid. E quindi ringrazio molto tutti gli attori del freddo che, malgré ces contraintes réglementaires, continuent ce beau métier. E nonostante queste costrette, queste regolamentazioni che costringono, continuano questo bel lavoro. Qui est la distribution du froid et la production du froid. Che è la distribuzione e la produzione del freddo. Aujourd'hui, on va essayer de vous donner un éclairage, mais juste avant, je voudrais vous parler du groupe Gazeci. Oggi proveremo a darvi un po' un chiarimento, ma prima di tutto vorrei parlarvi del nostro gruppo. Gazeshim è un gruppo francese che è presente internazionale. Gazeshim è un gruppo francese che è presente internazionalmente. Che è leader dans le conditionnement et la distribution de fluide frigorigène. Che è leader nel condizionamento e distribuzione del refrigerante. Et qui travaille avec l'ensemble des producteurs occidentaux. Che lavora con l'insieme dei produttori occidentali. Qui existe sur cette planète. Che esiste su questo pianeta. Notre partenaire le plus proche pour le développement des nouveaux gaz qui sont dits A2L. Il nostro partner più vicino per lo sviluppo dei nuovi gas detti A2L. Donc les fluides frigorigènes à très bas GWP. Quindi i nuovi refrigeranti. Et je pense que vous connaissez tous la gamme Opteon. E penso che conosciate tutti questa gamma di Chemours, Opteon di Chemours. Chemours qui était l'ancien Dupont de Nemours. Chemours era l'ex Dupont de Nemours. Alors aujourd'hui notre responsable technique Mehdi Charny. Oggi il nostro responsabile tecnico il signor Mehdi Charny. Va essayer de vous rappeler le contexte réglementaire. Proverà a ricordarvi il contesto regolamentare. Pour vous introduire les nouveaux gaz à très bas GWP. Per introdurvi i nuovi gas a basso GWP. Scusate, ma non riesco. Ces gaz, on va dire, présentent des contraintes. Questi gas, appunto, hanno delle limitazioni. Comme rappelé tout à l'heure, liées à la réglementation. Legate alla regolamentazione, come è stato detto prima. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous expliquer comment les utiliser. Oggi il nostro obiettivo è spiegarvi come utilizzarli. Comment les manipuler. Come manipolarli. Et comment les transporter. E come trasportarli. Merci beaucoup. Grazie mille. Et bon séminaire à tous. E buon seminario. Grazie a tutti per la gruppo Gazeshim e Zerbini. A questo punto iniziamo la parte degli interventi tecnici, quindi ricordo a tutti che dopo si potranno formulare proprie domande e richieste di approfondimento terminati i loro interventi, e lo dico anche a beneficio di chi è collegato online, vedo 54 partecipanti che potranno inserire in chat i loro quesiti e ne daremo risposta al termine. Bene, a questo punto chiamo qui al tavolo dei relatori il primo nostro
questo prossimo invitato, Monsieur Charny Midi, responsabile tecnico del gruppo Casa Schimmel Roy, Refrigerant Italia. Buongiorno. Questa è naturale. Questa è naturale. Vedo io sì. Si vuole mettere l'altro gusto, let me try. No, sorry. Okay. For change the slide or this or the, the previous anything quella precedente. Duplicate. Okay. Thank you. Buongiorno. C'est la première fois que je fais l'exercice avec une traductrice. È la prima volta che lavora con un interprete. Donc je vais essayer de parler lentement. Proverò a parlare piano e distintamente. Donc, comme l'a été dit en présentation, on va essayer de comprendre d'où l'on part pour savoir d'où on va. Come è stato detto durante l'introduzione, cercherò di spiegare da dove si parte e da dove si arriva. Ok, donc j'ai pas pu m'empêcher de prendre le bout par le tout commencement. Non ho potuto fare a meno di iniziare dall'inizio vero e proprio. Donc, comme illustre la diapo ici présente, les premiers fluides utilisés. Come vedete dalla diapositiva qua dietro, i primi fluidi utilizzati étaient soit de l'éthyléther. Erano sia etilettere, dell'ammoniaca, ammoniaca, CO2, di dioxide di soufre, diossido di zolfo. E alla fine di questa découverte della produzione di froid meccanica come la conosciamo oggi. E alla fine della scoperta di questa produzione di freddo come la si conosce oggi. Ma finalement, tous ces fluides avaient un point commun. Tutti questi fluidi avevano un punto comune. C'est qu'ils étaient soit extrêmement inflammables, erano o molto infiammabili, ou alors très toxiques. O molto tossici. Une association américaine prénommée HRAE, un'associazione americana chiamata HRAE, a élaboré une classification qui est la suivante. Ha fatto la seguente classifica. Ah, ok. Thank you. Donc, ici, on va retrouver pour classer la toxicité une lettre A ou B. On se retrouvera pour classifier la toxicité une lettre A ou B. Et pour le degré d'inflammabilité du gaz, on va trouver différents niveaux. Et pour le niveau d'inflammabilité du gaz, ci saranno diversi livelli. Le niveau 1 signifiera zéro inflammabilité, puis inflammable. Il livello 1 significherà zéro inflammabilità. Le signe 2L signifiera légèrement inflammable. 2L est légèrement inflammable. Puis le niveau 2 définira le moyennement inflammable et le niveau 3 extrêmement inflammable. Il livello 2 mediamente et il livello 3 altamente inflammabile. Donc, comme dit précédemment, les fluides présentés au début de la découverte du froid étaient tous soit toxiques, soit extrêmement inflammables. Quindi, come detto all'inizio, erano o molto tossici o molto infiammabili. Donc, c'est dans les années 30 qu'une équipe prénommée Frigidaire Corporation a trouvé
ces fluides non inflammables et non toxiques. Quindi, negli anni 30, una squadra di Frigidaire Corporation ha trovato questi refrigeranti non tossici e non infiammabili. Le premier fut le R12 de la famille des CFC. Il primo fu l'R12 della famiglia dei CFC. Et le second a été le fameux R22 en 1934. Et il secondo il famoso R22 nel 1934. Pour la petite histoire, le R22, on l'a utilisé pendant 70 ans. È stato utilizzato per 70 anni. Il était difficile de s'en séparer, mais on est arrivé globalement. Abbandonarlo, però ci si è arrivato globalmente. Donc, ben, comme vous le savez tous, ces gaz ont un effet de serre. Come sapete tutti, questi gas hanno un effetto serra. D'ailleurs, toutes les activités humaines émettent des gaz à effet de serre. Tra l'altro, tutte le attività umane emettono gas serra. Donc, les flux frigorigènes en font partie. Quindi, i refrigeranti ne fanno parte. Donc ici, un petit schéma pour représenter ce qu'est l'effet de serre. Quindi, qua c'è un piccolo schema per presentare cos'è l'effetto serra. Donc, il est bon de rappeler que sans cet effet de serre, la vie naturelle sur Terre ne serait pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Quindi va ricordato che senza l'effetto serra la vita su Terra non sarebbe quella che si conosce oggi. Le problème, c'est l'émission de ces gaz additionnels. Il problema è l'emissione di questi gas addizionali. Qui va engendrer une boucle non vertueuse de réchauffement. Che provocherà, genererà una chiocciola di. Une boucle non vertueuse. Ah sì, che. Una cosa non molto vertuosa che non fa bene. Donc pour quantifier cet impact de certains gaz, notamment les gaz. Per quantificare l'impatto di certi gas. Les gaz réfrigérants. Dei refrigeranti. Les chercheurs ont mis au point un indice qui s'appelle le GWP. I ricercatori hanno messo a punto un indizio chiamato GWP, quindi il potenziale riscaldamento globale, chiamate GUP, mi sembra, giusto? Okay. Vous pouvez voir sur cette slide une série de fluides avec leurs indices GWP. Potete vedere su questa slide una serie di fluidi con il loro indice di GUP. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, si on prend un gaz massivement utilisé comme le 404, quello che bisogna capire è che se si prende ad esempio un gas molto utilizzato come il 404, sa valeur GWP est de 3922. Il suo valore GWP è di 3922. L'équivalent, si on relâchait 1 kg de 404, l'équivalent de 3922 kg de CO2. L'équivalent est de 3922 kg de CO2. Le CO2 étant la référence de calcul de l'indice GWP. E il CO2 è il riferimento di calcolo dell'indice del CWP. Il est aussi le gaz le plus émis. Ma è anche il gas più emesso da tutte le attività umane. Donc sur cette base de GWP, quindi sulla base di questo GWP, les instances gouvernementales, l'Union européenne s'est réunie. L'Unione Europea e le istanze del governo si sono riunite. E ha réglementé l'utilisation de ces fluides frigorigènes. Et hanno regolamentato l'utilizzo di questi refrigeranti. Donc, j'ai bien le résumé sous forme de quatre piliers. Ho fatto un riassunto sotto forma di quattro pilastri. Le premier est le phase down. Il primo è il phase down. Le second, les restrictions et les interdictions. Il secondo è le restrizioni e le divieti. Le troisième, c'est la formation et la certification des opérateurs. Il terzo è la formazione e la certificazione degli operatori. Et le quatrième, le confinement. Et il quattro, il confinamento, la restrizione. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux premiers piliers, qui sont le phase down et les restrictions. Oggi ci concentreremo sui primi due pilastri, il phase down e il bandire e le restrizioni. Pour bien comprendre le phase down, il faut comprendre le mécanisme. Per capire bene il phase down, bisogna capirne il meccanismo. Le phase down, c'est une mise sous quota du marché des flux frigorigènes. È una messa in quota del mercato dei refrigeranti. Ce quota est calculé en tonnes équivalent CO2. Questo quota è calcolato in tonnellate di CO2 equivalenti. Comme on l'a vu, les flux frigorigènes ont des indices GWP différents.
Come abbiamo visto, i refrigeranti hanno degli indici GWP diversi. Chaque application va utiliser son fluide préférentiel. E ogni applicazione utilizzerà il suo fluido preferenziale. Le but étant de les mettre sur une échelle commune. Lo scopo è quello di metterli su una scala comune. La tonne équivalente CO2, en prenant. L'equivalenza di tonnellate di CO2. En prenant l'indice GWP fois la masse émise sur le marché. Prendendo l'indice di. Di GWP per la masse. Ah, con la massa. Donc le quota a été calculé sur les trois années auparavant 2015. Il quota è stato calcolato sugli ultimi tre anni prima del 2015. Et le but de cette FGAS est de nous amener en 2030 avec une réduction de quota de moins 79%. Et lo scopo è arrivare al 2030 con una riduzione del gas del meno 79%. Ce qui va finalement, par mécanisme, amener à utiliser des fluides à faible GWP. Questo quindi porterà a utilizzare dei fluidi a GWP. Okay. Ici, toujours ce phase down, mais illustré différemment. Quindi sempre qua la phase down, ma con un'illustrazione diversa. Au lieu de parler des quantités en pourcentage, invece di parlare delle quantità in percentuale, on a moyenné le mix produit européen. Si è fatto una media del mix europeo. Et on voit qu'en 2015, le mix produit européen avait un GWP. E vediamo che nel 2015 il GWP europeo aveva un. De 2000. Del 2000. Donc finalement, en sortie de 2030. Finalmente, e per il 2030. Le législateur voudrait. Un GWP produit. Il legislatore vorrebbe un GWP prodotto. De 400. Di 400. Donc, partant de là, on a positionné les produits avec leur GWP. Partendo da quello, abbiamo posizionato i prodotti con i loro rispettivi GWP. Et finalement, quand on descend cette valeur GWP. E quindi finalmente quando si scende, si abbassa questo valore GWP. Une frontière aux alentours de 700 en valeur de GWP. Confine attorno a 700. Le fluide passe d'une catégorie A1. Il fluido passa da una categoria A1. À une catégorie A2L. A una categoria A2L. Soit légèrement inflammable. Quindi leggermente infiammabile. C'est une contropartie. È una controparte. Sécuritaire pour l'écologie. Di sicurezza per l'ecologia. Pour accompagner ce phase down. Per accompagnare questo phase down, il legislatore ha messo in place delle restrizioni. Il legislatore ha creato delle restrizioni. Vous connaissez tous la restriction de 2020. Conoscete tutti la restrizione del 2020. Une règle générale qui dit que toutes les installations neuves. Una regola generale che dice che tutte le nuove installazioni. Devront avoir un fluide dont le GWP. Dovranno avere un fluido il cui GWP. Est inférieur à 2500. È inferiore a 2500. Existante aussi. Esistente anche. Ce qui a banni. Questo ha quindi bandito. L'utilisation du 404. L'utilizzo del 404 man mano. Donc aujourd'hui en 2022, oggi nel 2022, au 1er janvier 2022, al primo gennaio, pour le froid dit commercial, per il freddo chiamato detto commerciale, l'utilisation de GWP inférieure à 150 est prônée. L'utilizzo di GWP inferiore a 150. A 150 è imposta, è consigliata ma imposta. Donc ici, un tableau résumant toutes les restrictions. Qui c'è una tabella che riassume tutte le restrizioni. Celles qui nous concernent sont, pardon. Quelle che ci riguardano sono. Celles de 2020, comme énoncé tout à l'heure. Quelle del 2020, comme detto prima. Le fameux indice à 150 pour le froid commercial. Il famoso indice a 150 per il freddo commerciale. Et à venir en climatisation. E per l'aria condizionata, la climatizzazione. Au 1er janvier 2025. Al primo gennaio 2025. Pour les climatisateurs bloc. Per i climatizzatori chiamati in blocchi.
inférieur à 3 kg. Inferiori a 3 kg. Le JWP de ces installations. Le JWP di queste installazioni. Dovrà être inférieur à 750. Dovrà essere inferiore a 750. On comprend mieux le fabricant asiatique. Si capisce meglio il fabbricante asiatico. Qui nous inonde de R32 depuis quelques années. Che ci inonda di R32 da un po' di anni. Concernant la maintenance. Per quanto riguarda la manutenzione. Il est toujours possible de retrouver des fluides supérieurs à 2500. È sempre possibile ritrovare dei fluidi superiori a 1500. Uniquement pour la maintenance. Solamente per la manutenzione. Et ce jusqu'à 2030. E questo fino al 2030. Il faut que le fluide soit régénéré ou recyclé. Bisogna che il fluido sia rigenerato o riciclato. Mais pas le fluide. Ma non si può avere del fluido nuovo. Si votre installation a une charge inférieure à 40 tonnes équivalent CO2. Se la vostra installazione ha una carica inferiore a 40 tonnellate di CO2. Alors vous pouvez recharger avec un fluide. Allora potete ricaricare con un fluido nuovo. Donc, typiquement pour le 404. Quindi tipicamente per il 404. On va retrouver la valeur de 10 kg. Si ritroverà il valore di 10 kg. 10 kg x 4000. 10 kg per 4000. 40 tonnes équivalent CO2. 40 tonnellate equivalente CO2. Come è stato detto pendant la présentation. Come è stato detto durante la presentazione. Le groupe Gazéchim travaille. Il groupe Gazéchim lavora. Avec un gros fournisseur producteur Chemours. Con un grosso fornitore produttore Chemours. Et pour simplifier la lecture de leur proposition de solution. Et pour simplifier la lecture de leur proposta di soluzioni. On va retrouver deux gammes de fluides frigorigènes. Ci si ritroveranno due gamme di refrigeranti. La gamme dit Opteon XP. La gamma chiamata Opteon XP. Et la gamme dit Opteon XL. E la gamma chiamata Opteon XL. Ce qu'il faut retenir. Quello che va ricordato. Si vous êtes sur une gamme XP. Se siete su una gamma XP, vous êtes sur un fluide moyennement à moyen JWP, siete su un fluido a JWP medio, non toxique et non inflammable. Non tossico e non infiammabile. Si vous passez sur un fluide à faible JWP, invece se passate su un fluido a basso, a debole JWP, avec un potentiel de pérennité bien supérieur à la gamme XP, pérennité. Ouais, c'est pas très. Non. Avec une solution plus pérenne. Con una soluzione più permanente, più perenne. La gamme Opteon XL. La gamma Opteon XL. Va vous amener sur des fluides dits A2L. Vi porterà su dei fluidi chiamati A2L. Donc ici un petit comparatif. Qua c'è un piccolo paragone. En fonction des fluides les plus utilisés. In funzione dei fluidi più utilizzati. Ce n'est pas un comparatif exhaustif. Non è un paragone esaustivo, ma è una base. Donc ici, les solutions pour remplacer le fameux 134A. Qui sono le soluzioni per sostituire il famoso 134A. Attention, le 134A n'est pas banni des utilisations. Attenzione, il 134A non è stato vietato dall'utilizzo. Mais son JWP est relativement haut par rapport à d'autres solutions. Il suo JWP è particolarmente alto rispetto ad altre soluzioni. Donc ici, la solution 134, quindi 513, una soluzione 134 R513 R513 R1234 R1234 Z2 et R1234YF et R1234 YF. On peut les comparer sur plein de critères. Possono essere paragonati su un sacco di criteri. Mais en dessous d'un JWP de 631. Ma sotto un JWP di 31. Les solutions sont A2L. Le soluzioni sono A2L. Légèrement infiammabile. On va retrouver deux molécules très similaires. Ci si può ritrovare due molecole molto similari. Le R1234YF. R1234YF. Et le Z2. Et le Z2.
La différence est au niveau de la capacité frigorifique. La différence si trouve à livello della capacità frigorifera. Le Z2 a 25% de capacité en moins. Et le Z2 a en moins. Ha il 25% di capacità in meno par rapport au 134, rispetto al 134 o l'YF. E una pressione inferiore. È una pressione inferiore. Un petit mot sur le R513A. Una piccola parola, un piccolo accenno al 513A. Donc c'est un fluide à moyen JW 630. È un fluido con un JWP medio del 530, che è composto essenzialmente da 1, 2, 3, 4, YF, che è composto principalmente di 1, 2, 3, 4, YF, e del 134A. E del 134A. Il en fait une solution de drop-in efficace. Ne fa una soluzione di drop-in efficace. Pour envisager une solution plus bas JWP que le 134. Per pensare a una soluzione meglio del 134. Même huile, même compatibilité matérielle. Stessa compatibilità del materiale. Maintenant, d'autres systèmes. Adesso altri sistemi. Les climatisations et les pompes à chaleur. Le climatizzazione e le pompe di calore. Le fluide massivement utilisé aujourd'hui, c'est le 410. Il fluido ad oggi più utilizzato è il 410. Et le R32 pour les petites. Et l'R32 pour les piccole gamme. Il y a à nouveau des nouvelles solutions proposées. Ci sono di nuovo nuove soluzioni proposte. Qui sont légèrement inflammables. Che sono leggermente infiammabili. Avec des propriétés similaires au R410A. Con delle proprietà simili all'R410. On va retrouver normalement le R452B. Si ritroverà l'R452B. Et le R454B. Et l'R454B. Tous ces fluides sont une nouvelle fois à 2L, ils ont des JWP. Questi fluidi sono di nuovo a 2L. Inférieur à cette fameuse valeur de 750. Inférieur à questo famoso valore di 750. Pour le 1er janvier 2025. Per il 1 gennaio 2025. Donc ce sont des mélanges une nouvelle fois. Sono quindi dei miscugli ancora una volta. À base de 1, 2, 3, 4 YF. A base di 1, 2, 3, 4 YF. De R32. Di R32. Et de R125. Et di R125. Ce sont des mélanges pour retrouver les spécificités du R410A. Sono dei miscugli per ritrovare le specificità del R410. Ici, le R454B. Oui, abbiamo le R454B. Avec un JWP aux alentours de 466. Un JWP attorno al 466. Et avec des propriétés, encore une fois, similaires au R410A. Et con delle proprietà, encore une fois, similaires. Notamment pour le refroidisseur de liquide. Per il raffreddamento di liquidi. Et enfin, fine. Le fluide qui, à notre sens, va présenter le plus de sécurité. Il fluido che secondo noi presenta più sicurezza. Réglementaire dans le temps. Per le regolamentazioni nel corso degli anni. Un fluide dont le JWP est inférieur à 150. Un fluido in cui il JWP è inferiore a 150. Le R454C. R454C. Optéon XL20. Opteo. Remplaçant. Sostituisce il 404. Donc, un petit diagramme pour les comparer. Un piccolo diagramma per paragonarli. On voit que le R449. Si vede che l'R449 a des propriétés légèrement supérieures au R404. Ha delle proprietà leggermente superiori al 404. Et qu'il est suivi de près par le R454C. È seguito da vicino dall'R454C. La principale differenza reside dans la valeur GWP. La principale differenza è nella la valeur GWP. Nel valore GWP di questi fluidi. La soluzione sarà una nuova fois a 2L. La soluzione di nuovo a 2L.
Donc maintenant la question est qu'est-ce que veut dire A2L? Quindi la domanda adesso è cosa significa A2L? Je vais essayer de ne pas vous endormir, promis. Proverò a non farvi addormentare, lo prometto. Donc ici, sur cette diapo, quindi qui, su questa slide, on a classé l'ensemble des solutions de culture frigorifica. Abbiamo classificato l'insieme delle soluzioni dei refrigeranti. En fonction de leur indice GWP. Secondo il loro indice GWP. De manière décroissante. In modo decrescente. Donc on retrouve bien cette fameuse barrière. Quindi si ritrova questa famosa barriera. Aux alentours de 675-700. Attorno a 675. Où on bascule. Dove si bascola. Vers des fluides dits A2L. Verso fluidi chiamati ou alors, A2L. Plus encore. Ancora di più. Extrêmement inflammables. Ancora più tossici o più infiammabili. Qu'est-ce que l'inflammabilité? Che cos'è l'infiammabilità? C'est la réunion de trois conditions. È la riunione di tre condizioni. Un taux d'oxygène suffisant. Un tasso di ossigeno sufficiente. Une source de chaleur. Una fonte di calore. Et un combustibile. E un combustibile. En l'occurrence ici, ça serait le frigorifero. In questo caso il refrigerante. Donc quatre indicateurs. Quindi quattro indicatori. La limite d'inflammabilité inférieure. Il limite di infiammabilità inferiore. C'est à partir de laquelle on rentre dans une zone. A partire dalla quale si entra in una zona chiamata. Dite d'inflammabilité. Infiammabilità. En dessous, il y a peu de combustible. Al di sotto ci sono pochi combustibili. Et au-dessus d'une certaine valeur. E al di sotto di un certo valore. Il y a trop de combustible. C'è troppo combustibile. Ensuite, il faut avoir une source d'activation. Poi bisogna avere una fonte di attivazione. Une cigarette, la flamme d'un briquet. Una sigaretta, la fiamma di un accendino. Et ensuite, on résultera une inflammabilité. Et ensuite, il va y avoir une inflammabilité. E quindi ci sarà un'infiammabilità. Et on va venir mesurer la vitesse. E si verrà misurare la velocità. La combustion, della combustione, la vitesse de la propagation, la velocità della propagazione, e on va mesurer la chaleur dégagée par cette combustion. Si misurerà anche il calore sviluppato da questa combustione. Bon, plutôt que des grands mots, quelques images. Quindi, piuttosto di usare paroloni, mostriamo qualche immagine per illustrare. Donc ici, vous avez en bas, le R290. Quindi giù in basso avete l'R290. Le propane. Il propane. Gas utilisé pour nos chaudières. Gas usato dalle nostre caldaie. Et un opérateur. E un operatore. Qui est en train de dégazer. Che sta togliendo il gas, quindi sta enlever le gas. Non, de projeter. Ah, che sta proiettando il gas, scusate. Sur une bougie. Su una candela. Et on voit la propagation de la flamme. E si vede la propagazione della fiamma. Et la distance parcourue par cette flamme. E la distanza percorsa da questa fiamma. La même expérience en laboratoire est produite. Lo stesso esperimento in laboratorio è prodotto. Avec le R32. Con l'R32. A2L. A2L. Et le 1, 2, 3, 4, YF. E è 1, 2, 3, 4, YF. La flamme s'éteint. La fiamma si spegne. Sulla proiezione du gas. Sulla proiezione del gas. La differenza tra un fluido A3 e A2L. La differenza tra un fluido A3 e A2L. È con l'immagine. È illustrata con l'immagine. Donc ici, j'ai voulu les représenter de manière graphique. Quindi qui ho voluto rappresentare in un grafico. En abscisse, vous avez. Allora in orizzontale. Sull'asso X avete. La vitesse de propagation de la flamme. La velocità di propagazione della fiamma. Et en ordonnée. In verticale, in Y. Vous avez le pouvoir calorifique. Avete il potere calorifero. Dégagé par la combustion. Sviluppato dalla combustione. Donc ici, vous avez le carré en vert. Quindi avete il riquadro in verde. Qui représente la zone A2L. Che rappresenta la zona A2L. Et comme je l'ai dit tout à l'heure. E come dicevo prima. Petite vidéo. Ho preparato un piccolo video. Beaucoup plus molto explicite. Che spiega molto meglio. Est-ce que ça va marcher? Se funziona. Il fallait, est-ce que j'ai de cliquer le lien par terre?
ça arrive. Hein. Ils sont en train de se connecter. C'è il wifi per il collegamento, ha lanciato il video. Okay. If you want to change the mic. Yeah, thank you. Yes. Ah. It's coming. Yeah, thank you. Mettiamo schermo interno. Yes. J'ai coupé le son, je vais vous commenter la vidéo en direct. Vi commento il video in diretta. Il primo test è la sensibilità del... Ici on a un opérateur. Quindi qua c'è un operatore. Qui est avec un fluide A1. Che con un fluido A1. Le R410A. Il R410A. Et il essaye d'enflammer le gaz. Et prova a infiammare il gas. Bien entendu, il n'y arrive pas. Ovviamente, non ci riesce. Un fluido A1. È un fluido A1. Par la suite, il va recommencer l'expérience. Poi ricomincia l'esperimento, la prova. Avec un fluide A3. Con un fluido A3. Le R600. L'R600. L'isobutane. L'isobutane. En quelques coups de criquet. Con qualche clic-clic. Il a réussi à avoir une flamme et à la maintenir. È riuscito ad avere una fiamma e a mantenerla. Et ensuite, il prend son pendant R32 à 2L. Poi prende le 32 à 2L. Et on n'y voit aucune inflammabilité quelconque, quelques étincelles. Non si vede nessuna infiammabilità, soltanto qualche scintille. Con l'R32, assenza di fiamma. L'opérateur va faire un second test. L'opératore farà un secondo test più tosto. Il va mettre une flamme avec un chalumeau. Metterà una fiamma con un chalumeau, non so come si dice. Grazie. Une source de chaleur bien plus importante. Una fonte di calore molto più importante. Et il va souffler un gaz à 2L. Soufflera un gaz à 2L, R32. Sur la flamme. Sulla fiamma. Et on voit la flamme se déformer sous le passage du gaz. Si vede la fiamma che si sforma sotto il passaggio del gas. Mais pas d'inflammabilité. Ma non c'è infiammabilità notevole. Voilà pour la petite vidéo. Questo per quanto col video. Je ne vais pas mettre la deuxième. Non. Non. Donc maintenant, quel standard pour mettre en œuvre les A2L? Adesso, quale standard pour mettre in opera la 2L? En Europe, on a la EN378. In Italia, abbiamo la, in Europa, abbiamo la EN378. Elle est divisée en quatre parties. Si divisa in quattro parti. La mise en œuvre, la messa in opera, la maintenance, il mantenimento, la manutenzione, jusqu'à la fin de vie de l'installation, fino alla fine della fine vita dell'installazione. Tutto è normé dans cette EN378. Tutto deve seguire le norme, quindi tutto è regolato. Pour les équipements frigorifiques, per gli attrezzi, le attrezzature frigorifere e climatiche. Donc on peut en sortir quelques grandes règles. Possiamo tirarne fuori alcune regole. Une méthode. Un metodo. Pour appliquer le déploiement de ces fluides à 2L. Una metodologia per sviluppare, per implementare questi fluidi a 2L. La première va être celle qu'on fait quotidiennement, c'est une analyse. La prima sarà quella che va fatta quotidianamente, un'analisi. Des contraintes du site. Delle costrizioni del sito, del sistema. Et la nouvelle pratique va être. E la nuova pratica sarà di definire la charge limite, di definire la carica limite
de fluide frigorigène del refrigerante pour éviter la formation de zones dangereuses. Per evitare la formazione di zone pericolose. Il y aura un calcul normatif à faire. Ci sarà un calcolo normativo da fare. Qui sera comparé aux besoins. Che sarà paragonato ai bisogni. De l'installation. Dell'installazione. Et ensuite, on passera à l'élaboration. E poi si passerà all'elaborazione. Au choix des équipements. E alla scelta delle attrezzature. Spécifiques aux A2L. Specifiche per la 2L. Donc pour vous accompagner dans cette tâche. Per accompagnarvi in questo compito. Le producteur Kemour, il produttore Kemour a mis au point un logiciel de calcul. Ha realizzato un software di calcolo. Sur la base de cette norme. Sulla base di queste normative, di questa norma. Il se veut beaucoup plus convivial. È molto più semplice e facile da utilizzare, conviviale. On va retrouver quatre facteurs importants. Si possono ritrovare quattro fattori importanti. Le premier. Il primo. C'est l'architecture de votre système. È l'architettura del vostro sistema. Détente directe, produzione di acqua, produzione di acqua ghiacciata. Un groupe logé. Un gruppo alloggiato. Ensuite, ça sera l'accès du bâtiment. Poi sarà l'accesso all'edificio. Est-il ouvert au public? È aperto al pubblico. Est-il réservé aux professionnels? Oppure riservato ai professionisti. Est-il bureau professionnel, etc. Tipo uffici, etc. Et le réfrigérant? E il refrigerante. Avec ses propres propriétés d'infiammabilité. Con le sue stesse proprietà di infiammabilità. Et bien entendu, les dimensions. E ovviamente le dimensioni. Du local refroidi. Del locale da raffreddare o da climatizzare. En fonction de ces quatre paramètres, in funzione di questi quattro parametri, la norme va vous donner des seuils. La norma vi darà delle soglie de charge en fluide frigorigène. Di carica per i refrigeranti. Pour votre projet. Per il vostro progetto. Ici, par exemple, le premier palier. Qui, ad esempio, il primo livello. Est à 11 kg 43. È 11,43 kg. En dessous de cette charge, al di sotto di questa carica, il n'y a aucune prescription supplémentaire. Non c'è nessuna prescrizione supplementare addizionale. Ce que l'on fait aujourd'hui sur un fluide A1. Rispetto a quello che si fa oggi per un fluido A1. En revanche, invece, si le besoin du projet nous amène à dépasser ce seuil, se il bisogno del progetto ci porta a superare questa soglia, on pourrait penser à aller jusqu'à 57 kg. Si potrebbe pensare ad arrivare fino a 57 kg. Et pour aller exploiter le système avec ces charges. Per andare a sfruttare il sistema con questi carichi. Il faudra mettre des mesures de sécurité. Bisognerà mettere delle misure di sicurezza. Un système de détection. Un sistema di detenzione di che monitoraggio, grazie, di monitoraggio. Avec des voyants lumineux, con des alarmes. Con delle spie luminose, degli allarmi. Éventuellement de la ventilation additionnelle. Éventuellement une ventilation additionnelle. Et des vannes d'arrêt. Des vannes d'arrêt. Ah, et des rubinetti per fermare. Des valvoles per fermare. Scusate. Une fois qu'on a effectué ce calcul normatif. Una volta effettuato questo calcolo normativo. Il faudra alors faire une analyse de risque. Bisognerà poi procedere a una valutazione del rischio. Pour s'assurer qu'on a éventuellement pas oublié. Per assicurarsi che non si è dimenticato. Une situation à risque. Una situazione a rischio. Il existe plusieurs principes. Esistono diversi principi. Pour aborder cet exercice. Per affrontare questo esercizio. Ici en image. Qui in immagine. En abscisse. Sulla barra, la barra orizzontale, la fréquence ou l'occurrence, la frequenza o l'occurrenza d'un danger, di un pericolo, vedo mai ogni 10 anni, eccetera, non so se anche voi vedete, e en ordonnée, e in Ypsilon, vous avez la gravité, avete la gravità. Attention, les risques ne se limitent pas qu'à la limite d'inflammabilité d'un gaz. Attenzione, i rischi non si limitano a livello di infiammabilità di un gas. Les risques des frigoristes sont multiples. I rischi dei frigoristi sono molteplici. Les risques pression, électrique. Rischio pressione, elettricità, elettrico. Éventuellement hauteur. Anche altezza. Etc. 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 Donc, comment faire un choix futur? Come fare una scelta futura? Quelques conseils. E alcuni consigli.
si vous pouvez rétrofiter avec des installations. Rétrofit, c'est un mot anglais. Se potete rétrofitate con le installazioni. Avec des fluides dont le JWP est inférieur à 1500. Con dei fluidi il cui JWP è inferiore a 1500. Vous restez sur des fluides qui sont A1. Restate su dei fluidi che sono A1. Il n'y a pas de problème de réglementation ou de sécurité. Et non, ci sono problemi di regole, norme e sicurezza. Sur l'installation existante. Sull'installazione che già esiste, esistente. Et si vous le pouvez, si votre client le peut. Se potete, se il vostro cliente può. Investissez sur le nouveau système. Investite su nuovi sistemi. Compatible à 2L. Compatibili a 2L. Et optez pour un choix d'un JWP inférieur à 150. E scegliete un JWP inférieur à 150. Pour s'assurer d'avoir une solution pérenne. Per assicurarsi di non avere una soluzione perenne nel tempo. Je vais vous illustrer un exemple de réalisation. Vi darò un esempio di una realizzazione. Une chambre froide de 29 mètres carrés. Una cella frigorifera di 29 mètres quadrati. La solution qui a été prônée est la solution OR454C. La soluzione scelta è stata quella R454C. Opteon XL20. Opteon XL20. Avec un JWP à 148. Un JWP à 148. Une chambre en détente directe. Una cella diretta. Avec un besoin en fluide de 9 kg. Con un bisogno in fluido e refrigerante di 9 kg. Ou à peu près 5 kW de froid à moins 23. Per circa 5 kW di freddo a meno 23. Dans cette configuration, in questa configurazione, et avec le calculateur de charge, e con il calcolatore di carichi presentato, les conditions n'amenaient à aucune restriction de charge. Le condizioni non portavano a nessuna restrizione di carico. On était sur une chambre. Eravamo su una cella. Avec un faible taux d'occupation. Con un basso tasso di occupazione. Réservé au public travaillant sur le site. Riservato al pubblico che lavorava sul sito. Et finalement, il n'y avait aucune restriction. E infine non c'era nessuna restrizione. Entre une solution A1. Tra una soluzione A1 e una soluzione A2L. E una soluzione A2L. Il a été pris parti par l'opérateur. L'opératore ha scelto de mettre un détecteur de présence de gaz. Di mettere un rilevatore in presenza di gas. Ça lui permettait également de détecter la moindre fuite. Gli permetteva anche di rilevare la minima fuga. Et de réduire les coûts. E di ridurre i costi di questo posto. Il a également mentionné sur la chambre froide. Anche menzionato sulla cella frigorifera. Le taux d'occupation maximale. Il livello massimo di occupazione, il tasso massimo di occupazione. Pour bien rester dans la conformité. Per restare nella conformità. De la norme N378. Della norma. De N378. Maintenant, quelques exemples. Que l'on peut faire et chiffrer surtout. Ecco alcuni esempi che possiamo fare e anche cifrare. Donc ici, j'ai repris l'exemple de la petite chambre froide, entre guillemets. Ho ripreso l'esempio della piccola cella frigorifera. Une chambre froide qui fait à peu près 8 kg. Una cella frigorifera che fa circa 8 kW de froid. Di freddo. Et on a comparé les solutions. E abbiamo paragonato le soluzioni inferiore a 150, inferiore a 150 per remplacer le R404A. Per sostituire R404A. Quindi oggi ci si ritrova sul mercato dei gruppi qui peuvent fonctionner à la fois avec des fluides A1, che possono funzionare sia con dei refrigeranti A1 come le R404A, come R404A et le R454C. Et le R454C. Donc on voit ici que le premier graphe des capacités frigorifiques. Vedete qua nel primo grafico che le capacità frigorifere sont quasi identiques. Sono quasi identiche. Moins 2%. Meno il 2%. Moins 6%. Meno il 6%. Quand les températures ambiantes sont basses. Quando le temperature ambienti sono basse. Mais après tout, quand il fait froid. Ma dopo tutto, quando fa freddo. On a besoin de moins de froid.
ci si necessita meno freddo. Ce qui est différenciant, quello che invece fa la differenza, c'est la puissance électrique e la potenza elettrica demandée par le système, richiesta dal sistema, en fonction des solutions. In funzione delle soluzioni. Ici, on voit très nettement, qui si vede molto nettamente, en vert, in verde, que le R454C va proposer entre 19, va proposer tra 19 et 15% de moins e 15% in meno de puissance di potenza pour la même capacité frigorifique. Per la stessa capacità frigorifera. Ce qui nous amène à des coefficients de performance. Questo ci porta a dei coefficienti di performance. COP. De 10 à 15% supérieur. Del 10 al 15% superiori. À la solution R455A. Scusate, ma io non riesco a tradurre se qualcuno parla perché richiede concentrazione. Ok, on en était où? Alors, vous étiez en train de parler du pourcentage, donc qui était inférieur. Oui. Ce qui nous amène à comparer les COP. Quindi questo ci porta a paragonare le COP. Et on a des COP avec le R454C. Et abbiamo delle COP con il R454C. Supérieur de l'ordre de 15%. Superiore dell'ordine del 15%. Donc, pour comparer cette solution. Per paragonare questa soluzione. Di fluoré. Di fluorato. À d'autres solutions. Fluorato, scusate. Ad altre soluzioni come il R744, come il R744, il CO2, il CO2 avec un GWP de 1. Con un GWP di 1. Ici on va comparer, qui possiamo paragonare des systèmes de même puissance, dei sistemi della stessa potenza, de 8,7 kW pour être précis, 8,7 kW per la precisione. Et on se rend compte que les consommations, e ci si rende conto che il consumo, i consumi du système au CO2, del sistema al CO2 sont supérieurs, sono superiori au système fluoré, al sistema fluororato, de 22 à 40%. Dal 22 al 40%. Ce qui nous amène à comparer une nouvelle fois les COP. Questo ci porta un'altra volta a paragonare le COP. En fonction des conditions météo. In funzione delle condizioni meteorologiche. Et ce que l'on constate, et quello che si può vedere, che si constata, c'est que quelle que soit la température extérieure, che qualunque sia la temperatura esterna, le fluide fluoré, il fluido fluororato, va proposer une meilleure performance, proporrà una performance migliore, la meilleure COP, un migliore COP. Pour rappel, le COP, vi ricordo che il COP, c'est le ratio entre la puissance frigorifique, il ratio tra la potenza frigorifera produite, prodotta, sur la consommation électrique consommée, rispetto al, sulla sul consumo elettrico, consommation électrique, sì, sul consumo elettrico. Désolé. Donc sur ce même graphe, quindi su questo stesso grafico, on a reporté les données météorologiques de Milan, abbiamo riportato i dati meteorologici di Milano. Puisque les performances du système sont soumises au météo. Visto che le performance del sistema sono sottoposte, dipendono dal meteo, dal tempo. La courbe ici en noir. La curva qui in nero. Représente les données météo de Milan. Rappresenta i dati meteorologici di Milano. Donc si vous suivez ma souris à l'écran. Quindi se seguite il mio mouse allo schermo, sullo schermo. Je vais interpréter ce résultat. Vi interpreterò questo risultato. Je vais me mettre à 15 degrés. Mi metto a 15 gradi. Ce qui m'amène à la courbe noire et l'intersection. Questo mi porta alla curva nera e all'intersezione. À un peu plus de 50%. A un po' più del 50%. Ce qui signifie que plus de 50% du temps. Il che significa che più del 50% del tempo. La température est égale ou inférieure à 15 degrés. La temperatura è uguale o inferiore a 15 gradi. Et le COP du système au fluoré, et il COP del sistema refrigerante, sera entre, fluororato, sera entre 16 et 28% supérieur, sarà tra il 16 e il 20% superiore, plus de la moitié de l'année, più della metà dell'anno. Et l'autre moitié de l'année, e l'altra metà dell'anno, on va avoir des écarts de performance, si avranno degli scarti di performance, de 35 à 62%, dal 35 al 62%. Ce qui va finir par se traduire par une différence. Questo finirà col tradursi con una differenza di coût financier, di costi finanziari d'exploitation
e di sfruttamento, di utilizzo. Donc on l'a vu qu'aujourd'hui la réglementation abbiamo visto che oggi la normativa appuyée sur la valeur GWP poggiava sul valore GWP. Et peut-être qu'il est plus intéressant de raisonner sur une valeur de TEWI. Et forse è più interessante ragionare su un valore di TEWI. Qui est plutôt un impact global carbone. Che è piuttosto un impatto globale carbonio. D'une solution. Di una soluzione. Je vais vous épargner la formule. Vi risparmierò la formula. Mais l'idée qu'il faut retenir de cette formule. Ma l'idea che bisogna ritenere di questa formula. C'est qu'elle essaye de quantifier. È che prova a quantificare. Ce qu'on appelle l'effet direct. Quello che si chiama l'effetto diretto. Et l'effet indirect. E l'effetto indiretto. L'effet indirect. L'effetto indiretto. Dépend du GWP. Dipende dal GWP. De la perte possible, de la perdita possibile de fluide frigorigène, di réfrigérant, sì, del refrigerante. Et le second est lié à la consommation électrique. Il secondo invece è legato al consumo elettrico. Chaque kilowattheure a un impact carbone. Ogni kilowattora ha un'impronta sul carbone. Qui dépend du contexte énergétique de chaque pays. Che dipende dal contesto di ogni paese. On va prendre un autre exemple, l'application. Prendiamo un altro esempio, l'applicazione du froid commercial. Del freddo commerciale. Donc ici deux solutions inférieures à 150 pour GWP. Quindi due soluzioni inferiori a 150 di GWP. Une solution au CO2. Una soluzione al CO2. Et une solution au R454C. E una soluzione all'R454C. On a reporté les coefficients de performance des systèmes. Abbiamo riportato i coefficienti di efficienza del sistema. En fonction des températures extérieures. In funzione delle temperature esterne. À partir de 5 degrés. A partire da 5 gradi. Le système au CO2. Il sistema al CO2. Devient plus performant. Diventa più performante. Que le système au R454C. Il sistema all'R454C. L'autre partie. L'altra du temps, parte del tempo, le système au fluoré sera bien plus efficace. Il sistema col fluorati sarà molto più efficace. Si maintenant on rentre dans une notion de COP annuelle, adesso entriamo in una nozione di COP annua. Oui. Pardon, j'ai oublié de vous dire. Ho dimenticato di dirvi. On a constitutionalisé la zone. E abbiamo scelto la zona di Milano. Sur la zone de Milan, sì. Au nord d'Italie. L'abbiamo scelto come zona Milano, nord d'Italia. C'est la courbe en pointillé sur ce graphe. È la curva in tratteggiato su questo grafico. Pour dérouler la démonstration, finalement. Per far andare la dimostrazione. Le COP annuel. Il COP annuo. Sur ce type d'exemple-là, su questo tipo di esempi, du CO2 serait de 3. Del CO2 sarebbe dell'ordine del 3. Alors qu'un système au fluoré, mentre un sistema col fluororati, va culminer à 3,5-3,8. Culminerà a 3,5-3,8. Ce qui va se traduire par un impact. Il che si tradurrà con un impatto. Sur la facture. Sulla bolletta. Aux alentours de 20 à 17%. Attorno a 20-17%. Donc finalement, si on prend en compte. Quindi finalmente, se ci si prende in considerazione. Le coût de l'électricité. Il costo dell'elettricità. Je crois en Italie, est aux alentours de 160 euros. In Italia è all'incirca di 160 euro. Le mégawattheure. Al megawatt ora. Une durée de fonctionnement de 15 ans. Una durata di funzionamento di 15 anni. Un coût d'électricité constant. Un costo di elettricità costante. Qui est un gros sujet aujourd'hui. Che è un grosso argomento oggi. Et l'intensité carbone. E l'intensità carbonio. Liée au mix énergétique italien. Legata al mix energetico italiano. On voit que l'impact carbone. Si vede che l'impatto del carbonio. Le TEWI. Il TEWI. Avec une solution inférieure à 150. Con una soluzione inferiore al 150. Comme le R454C. Come il R454C. Est inférieure à celle du CO2. È inferiore a quella del CO2. Qui a un GWP de 1. Che ha già un GWP di 1.
De plus, inoltre, cet impact carbone, inoltre questo impatto carbonio nous amène à une économie financière, ci porterà a un risparmio finanziario via l'économie legato d'énergie, legato al risparmio energetico, qui est estimé aux alentours de 100 000 à 140 000 euros. Che è stimato attorno a 100.000 a 140.000 euro. Sur ce scénario. Su questo scenario, ovviamente. Su questa ipotesi. Donc pour finir, finire, j'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Spero che non vi ho fatto dormire troppo. Le phase down est en marche. Il phase down è già in corso. Il est important de s'orienter vers des solutions à faible GWP. È importante orientarsi verso soluzioni con un GWP basso. Plusieurs solutions existent, mais l'option XL20, ma l'option XL20 présente un vrai avantage technique, tecnico, car simple, perché semplice, et économique, e economico, de par son efficacité. Par la sua efficacia. Des outils existent pour vous accompagner dans le déploiement de ces fluides. Gli utensili esistono per aiutarvi nello sviluppo di questo fluido. Comme la norme EN378. Come la norma EN378. Ou les outils de calcul. O gli utensili, gli utensili di calcolo, di carica. Et je pense que j'ai fini. E penso di aver finito. Grazie. Grazie per l'intervento. Io direi se ci sono quesiti, richieste di approfondimento, ve li segnate a termine anche del secondo intervento del nostro relatore. Verranno fornite risposte ed elucidazioni. Bene, quindi vi chiedo di accomodarvi al vostro posto. Andiamo a sederci. Sì, sì, prego. A questo punto passiamo al secondo intervento di Valentino Verzotto, vicepresidente e componente del Comitato Tecnico Scientifico di Assofrigoristi, che chiamo qua nella presentazione. Direi di utilizzare questo microfono, quello fisso, così non ci sono problemi di batteria. Ecco, le slide che sono state presentate ovviamente vi verranno trasmesse sia a voi qui presenti ma anche a tutti gli spettatori che stanno seguendo online. Ottimo, parola vicepresidente di Assofrigoristi, Valentino Verzotto. Prego. Grazie a voi, grazie per averci convocato. Mi siedo così. Sì, metto più vicino. Così può essere meglio di là. Di Assofrigoristi avete già parlato il nostro grande Fabio, il nostro presidente numero uno. Assofrigoristi è nata nel 2005, anzi febbraio 2006, per volontà di noi frigoristi. Di conseguenza vogliamo, come diceva Fabio, difendere il frigorista, vorremmo fare la categoria, è importante perché abbiamo più voce, abbiamo bisogno di avere soci però. Fabio non l'ha detto prima, però è una cosa molto importante, perché prima, diciamo, quando è nata su frigoristi non c'era Facebook, e Facebook è nata un pochettino dopo, e le notizie le davamo noi. Adesso con Facebook è un po' diverso, perché le notizie piovono un po' dappertutto, si vedono cose che sono un po' da essere esterrefatte. Noi che siamo tecnici vediamo un po' di casino, però non dobbiamo arrenderci, dobbiamo credere a quello che ci dicono quelli che sanno fare. Non voglio essere io, però lo voglio dire come associazione, perché ci teniamo molto che
la competenza ci sia soprattutto e ci sia anche la, la formazione. Specie adesso che purtroppo in questi anni siamo partiti ancora dal 2005, anzi, da prima eravamo partiti col discorso di eliminare l'R12, l'R502, quindi là, poi siamo arrivati all'R22. Finito il discorso dell'ozono, abbiamo cominciato con il GVP, adesso stiamo eliminando anche il 404 e tutti gli altri, adesso arriviamo agli infiammabili. Appunto il discorso che volevo fare oggi. Vi farò una presentazione per quanto riguarda la, diciamo, le differenze che ci sono tra la 1 e la 2L, la 2 e la 3, in maniera tale che ci sia, facciamo un po' di chiarezza. Chiaramente è una cosa informativa, non è esaustiva. Per essere più esaustiva si potrebbe frequentare un corso, il corso degli A2L che degli infiammabili, che è molto valido, è molto, come si può dire, molto ricco di contenuti e di informazioni. Vi do alcune informazioni, tra l'altro alcune sono già state date da Monsieur Charny Medi, giusto? Ecco. Alcune informazioni sono già state date, cercherò di andare veloce su quelle slide in maniera da essere conciso, insomma. Questa è la premessa. La carrellata che faremo oggi tra le premesse, i gas 2L, i gas 2A3, i confronti tra i vari gas, l'approccio, la strumentazione e le prossime prospettive future. Ecco, con questo discorso vogliamo dire, abbiamo bisogno di nuove competenze perché abbiamo costi maggiori, abbiamo rischi maggiori anche nel trasporto, perciò dobbiamo sapere che cosa trasportiamo. Se trasportiamo una 2L, quanto possiamo trasportare, come lo dobbiamo fare, aumentare la pericolosità, specie con gli A2, con gli A3 negli stoccaggi, e gli impianti difformi, cioè fare attenzione a come si fa. Cioè, io non posso, se ho un climatizzatore, come diceva appunto prima il dottor Partipiglio, a 410 andarlo a caricare con R32. È una cosa impossibile, come se ho un impianto a 404 andarlo a caricare a propano. Prima bisogna conoscere bene i rischi, bisogna conoscere benissimo a che cosa si va incontro, come usare, come fare, come fare le cose. L'incertezza degli addetti ai lavori, perciò formazione, e aggravio del rischio di incendio. Allora, come già accennato da Monsieur, abbiamo l'alta infiammabilità, gli A3 e i B3. Le due divisioni sono date dalla bassa tossicità, cioè sotto i 400 ppm di tossicità con il gruppo A, e il gruppo B con l'alta tossicità, cioè sopra i 400 ppm. La bassa infiammabilità A2 e la 2L, che la 2L si differenzia dalla 2 solo per la velocità di propagazione minore di 10 cm al secondo. Gli A1 che conosciamo benissimo, che purtroppo dovremmo abbandonarli, non sono infiammabili. Qual è la differenza tra un gas infiammabile e un gas non infiammabile? Appunto gli atomi di alogeni. Vado avanti perché è già stato detto. Come dicevo, la 2L ha l'LFL a 10 centimetri, cioè la percentuale di l'LFL, la percentuale di la minima percentuale di infiammabilità, che è a 0,1 kg, praticamente 100 grammi al metro cubo. Il gruppo A abbiamo i 400 ppm, bisogna fare attenzione sempre alle bombole perché sono sempre recipienti pericolosi, in quanto contengono molto gas e in caso di perdita magari in un furgone o in un posto chiuso possono diventare davvero pericolose se non ci sono gli accorgimenti dovuti. La normativa antincendio, allora, tutte, io mi sono fatto un po' di note perché sapete, io ho anche un'età, no?
Allora, le normative. Cosa vi fa? Tutte le attività dove prima vi erano divieti, oggi se si installa un impianto con la 2L si rispettano le norme tecniche e non si ha un aggravio del rischio di incendio, nel senso che con la nuova, con il nuovo IDM è stato chiarito che negli impianti commerciali e negli impianti di climatizzazione si possono equiparare agli A2L e agli A1. Nel senso che si possono fare impianti, però non bisogna trascurare l'aggravio di incendio e ci deve essere un progetto. Tra l'altro, non mi sembra che si possano usare negli impianti pubblici. Aiuto a Fabio perché lui è il guru di questa cosa. No, allora in realtà la vecchia normativa non vietava l'uso degli A2L negli ambienti pubblici, ospedali, scuole, uffici. Sono state pubblicate i decreti ministeriali, il decreto ministeriale del 2020 e poi anche quello del 2019, che permetteva l'utilizzo degli A2L, fatto salvo che non ci fosse un aggravio del rischio di incendio. In realtà non è stata espressa bene questo decreto ministeriale, perché inizialmente aveva detto che i refrigeranti da utilizzare in questo ambito dovrebbero essere stati A1 oppure A2L, ma dovrebbero non vuol dire niente. Dovrebbero non è un limite, non è un obbligo. In realtà con una circolare del 2000, giugno 2020, adesso non ricordo esattamente, è stato tolto questo dovrebbero. Quindi in questi ambienti, fatto salvo che non venga aggravato il rischio di incendio, si possono usare esclusivamente A1 e A2L. In realtà questa circolare ha chiarito anche un aspetto per quanto riguarda il CPI. Quindi io ho il certificato di prevenzione incendi alla data di oggi che è valido. Ho un impianto di climatizzazione con un vecchio refrigerante, sostituisco l'impianto di climatizzazione e posso installare un climatizzatore con un A2L. Il certificato di prevenzione incendi rimane valido, fatto salvo che l'installatore, il progettista, dichiari che non c'è un aggravio del rischio di incendio, e questo CPI rimane valido per i 5 anni naturali. Sappiamo tutti che il CPI vale 5 anni e poi va rinnovato. L'installatore, quando installa questo tipo di apparecchiature, deve comunque produrre all'utente finale la dichiarazione di conformità e una valutazione dei rischi. Questa valutazione di rischi deve essere comunicata al progettista che alla scadenza di 5 anni fa il rinnovo del CPI. Bisogna fare molta attenzione nel dire che non c'è un aggravio per rischio di incendio, perché c'è il rischio che a distanza al 5° anno, quando c'è da fare il rinnovo, l'utente finale si trova anche a dover fare delle opere supplementari per adeguare il proprio impianto a rischio di incendio, che comunque potrebbe anche essere aumentato. Quindi non è da sottovalutare il fatto di fare la dichiarazione che non c'è l'aggravio del rischio di incendio. Grazie mille. Allora, con gli A2 e gli A3, le percentuali di alogeno diminuiscono e di conseguenza diventano anche più infiammabili. Vado avanti anche con questo. Intanto abbiamo già detto prima con il signor Cerny. I 400 ppm abbiamo visto. Il discorso della infiammabilità. Infiammabilità e esplosività sono gas che possono creare atmosfere infiammabili ed esplosive.
Allora, parlando della nuova normativa antincendio, i gas infiammabili diversi a 2L possono essere utilizzati ma con procedure complesse. E di conseguenza abbiamo un codice di prevenzione incendi, abbiamo un approccio prescrittivo più istanze in deroga. Non si possono usare negli impianti clima pubblico, come abbiamo detto, i gas diversi dagli A2L, io per esempio con la mia azienda faccio solo impianti a fluido secondario, cioè dove se devo farlo a propano c'ho una procedura di verifica della valutazione dei rischi, delle distanze, dei sistemi, dove devo darlo ad installare, e in questo modo si riesce a fare, impianti a propano si possono fare benissimo. Basta rispettare le distanze dai fabbricati, le buche, in senso che non ci siano caditoie, che non ci siano buchi di lupo e tutte quelle cose lì. Deve essere comunque sempre certificato. Chiaro, ci deve essere una relazione fatta da un tecnico per la prevenzione incendi, per la validazione della macchina. Deve essere certificata sia da un punto di vista ATEX, in questo caso noi con i nostri impianti siamo in zona 2, e ancora di più poi andremo a vedere per la PED, che è un altro argomento che andremo a affrontare un pochettino più avanti. Allora, le caratteristiche chimico-fisiche, come vediamo, l'infiammabilità cresce con il diminuire degli atomi alogenati. A valle della valutazione ASTEX risultano non pericolosi gli A2L. Gli A2, pur essendo moderatamente infiammabili, sono più pericolosi degli A2L, in quanto la velocità di propagazione supera i 10 cm al secondo. Gli A3 chiaramente sono idrocarburi e tutti gli effetti formano ATEX e possono essere anche esplosivi. La normativa antincendio con la 2L di fatto sono qualificati, come dicevo, alla 1, con una maggiore attenzione nel rispetto della 378. 378, come accennava il messie Chani, per quanto riguarda la carica limite, la famosa formulina della carica limite è una cosa molto importante, oltre alla valutazione di tutto quello che ci dice la 378.1. La 2 e la 3 si possono utilizzare, ma servono procedure lunghe, istanze di deroga e o complesse, valutazione specifica con il codice di prevenzione incendi. Chiaro, in funzione di dove deve essere messa, devono essere valutate tutte le possibilità di pericolo di incendio. La normativa ATEX deve essere sempre applicata, cioè che usiamo sia la 2L che la 3, una valutazione dell'ATEX è sempre obbligatoria. Perciò in funzione di dove è messo, in funzione di dove è installato, di come funziona, deve essere fatta questa valutazione e messa dentro il fascicolo tecnico, chiaramente. La comparazione tra la 1, la 2L e la 2 e la 3. Il gruppo 1, fluidi non pericolosi, li conosciamo benissimo, non abbiamo problemi. Il gruppo 2. Il gruppo 1 è i fluidi pericolosi, di conseguenza i gas 2L sono quasi sempre considerati fluidi pericolosi. A parte, mi sembra, ce n'è uno che lo vedremo dopo, che fa parte del gruppo 2. I fluidi pericolosi del gruppo 1 si possono distinguere in fluidi comburenti, tossici, infiammabili ed esplosivi o esplosivi. La comparazione con la PED, facendo un esempio di avere un recipiente di 4 bar di pressione 100 litri e una tubazione da DN40, sempre 4 bar, andiamo a vedere la differenza della PED. Ecco, questa è la tabella che vi dicevo per quanto riguarda l'area 1234ZE, fa parte del gruppo 2.
mentre tutti gli altri infiammabili fanno parte del gruppo 1. Vedete, 410, gruppo 2, 452B1, R32E1, 1234YF1, R291, R601, 744, gruppo 2. Eccolo qua. Allora, se andiamo a confrontare la tabella 2, riguarda un recipiente e siamo in categoria 2 con 4 bar di pressione e 100 litri di volume, siamo in categoria 2 con fluidi del gruppo 2. Okay. Se andiamo a vedere un gas infiammabile di gruppo 1 o un qualsiasi altro gas, anche l'ammoniaca per esempio di un gruppo 1, abbiamo che con 4 bar e 100 litri siamo già in categoria 3. Perciò da un punto di vista di certificazione PED è una cosa importante da andare a gestire. Non è che cambi molto dalla categoria 2 alla categoria 3, perché le procedure devono essere sempre validate da un ente terzo, chiaro. Però in categoria 3 dobbiamo fare tutta un'altra serie di valutazioni e di fascicolo tecnico, diciamo. Quanti di voi fanno la PED qui? Certificano impianti, certificano tubazioni, macchine? Un solo? Conoscete la PED? La PED è nata, è la famosa 90... La PED comunque è andata in vigore il 22 maggio del 2002. Adesso è stata aggiornata nel 2014 e riguarda qualsiasi impianto a pressione che superi mezzo bar e mezzo litro. E di conseguenza tutto quello sotto è articolo 3.3. Per esempio il gruppettino frigorifero ermetico è articolo 3.3 perché non supera non supera il volume di pressione. Volume per la pressione, perché se andiamo, ecco, l'esempio, no? Andiamo a vedere, se voi vedete allora questa è la tubazione, scusate, perché tubazione e recipiente sono due cose diverse per quanto riguarda le categorie. Se andiamo a vedere, vedete, tutta questa zona qua è fuori, diciamo, è categoria 1. Ok? Quando una pressione per volume supera i 50, tutto quello sotto è articolo 3, paragrafo 3. L'articolo 4 adesso, con la vecchia articolo 3, adesso è l'articolo 4 con la nuova PED. E siamo fuori dalla PED. Sempre comunque fuori dalla PED, ma sempre comunque dentro la direttiva macchine, perciò dobbiamo sempre comunque fare la nostra certificazione. Siamo in categoria 1 quando la pressione per volume supera i 50. Il prodotto della pressione per volume supera i 50. Siamo in categoria 1 e stiamo in categoria 1 fino alla pressione per volume 200. Quando arriviamo a 200 siamo in categoria 2 e così via. Categoria 3, pressione per volume 1000. Categoria 4, pressione per volume 3000. Oltre sembra categoria 4. Questa è in sintesi, è la PED. Bisogna fare un fascicolo tecnico, bisogna fare una certificazione di tutto quello che si produce, degli insiemi delle macchine. Io compro una macchina, deve essere certificata dal costruttore, però la certificazione viene, come si può dire, validata quando io metto l'insieme. Per l'insieme deve essere dove va installato, che servizio fa, che gas si usa, e di conseguenza quello è poi che mi determina la categoria e la pericolosità della macchina. Prima della PED c'era il controllo dell'ISPES per i serbatoi superiori ai 25 litri. Mi ricordo, io sono partito a lavorare nel 1980 e di conseguenza conosco benissimo, fino a 24 litri ce le facevamo noi i serbatoi. E quanti ne abbiamo fatto? Noi ci costruivamo le macchine, il serbatoio fino a 24 litri era nostro. Prendevamo il tubo, due coperchi e facevamo il serbatoio.
Dal 2002 non è più possibile farlo e non c'è più il controllo dell'ISPES che adesso è diventata INAIL, il controllo allora, quei superiori 25 litri si presentava la denuncia ISPES con il certificato del serbatoio e periodicamente l'ISPES veniva a controllare i serbatoi e le pressioni, se c'erano le valvole di sicurezza e tutte quelle cose lì. Adesso non c'è più questo, adesso c'è la responsabilità di chi installa questo. Se io vendo un insieme, devo certificarlo. Se io installo un insieme, lo devo certificare. Se io faccio una tubazione, la devo certificare. E in funzione della categoria, devo avere i requisiti per poterla installare, perciò devo avere la certificazione di saldatura, la qualifica di saldatura, ma non solo, devo avere anche la procedura di saldatura, perché io se io faccio una linea frigorifera, è chiaro che devo, se io la vendo e la installo, devo avere anche la procedura di quella linea, perché metto il tubo di rame dello spessore D e ci faccio il bicchiere con tale profondità e diametro e tutto il resto, diametro della misura di profondità, la lega che vado a usare, e quella è una procedura. Oltre alla procedura che deve essere messa dentro il fascicolo tecnico, c'è anche la qualifica che va dietro alla procedura. Perciò è una cosa semplice da fare, però è obbligatorio farla, perché la legge c'è. Quando diciamo che va tutto bene fino a che non succede un incidente. Quando succede un incidente, che cosa succede? Succede che si coinvolgono un sacco di ufficiali che poi vengono a controllare, un sacco di periti che vengono a controllare il nostro impianto, vengono a controllare quello che abbiamo fatto noi. Anche a distanza di anni può succedere. Se il cliente riesce a dimostrare che abbiamo sempre fatto noi la manutenzione, è un problema nostro. Se io ho fatto l'impianto, ho fatto la fattura di un impianto e non ho fatto la certificazione PED, fra 5 anni, 10 anni succede un incidente e il cliente riesce a dimostrare che ho sempre fatto io la manutenzione, è un problema mio, perché io dovevo certificarlo. Perciò fate attenzione. A questo proposito vi possiamo dare una mano come associazione. Abbiamo creato un corso ad hoc che spiega benissimo, tra l'altro quando è stato, Fabio? Martedì questo, sì. Emiliano ha fatto il primo corso PED e vi posso dire che fatto da tecnici come Emiliano, il nostro coordinatore tecnico, persona molto competente, molto brava e appassionata, cioè se vi spiega una cosa ve la spiega perché si possa capire, non lo fa certamente per vendere qualcosa, lo fa perché ci tiene, che ci teniamo tutti che ci sia la competenza dei nostri colleghi. Un tecnico competente è anche un tecnico, è un valido concorrente, perché se il mio concorrente non fa un preventivo all'altezza, non posso concorrere con uno che non fa la certificazione. Scusate la pausa, no? Ecco. Abbiamo visto prima la tabella per quanto riguarda i serbatoi, i recipienti. Adesso vediamo la tabella per quanto riguarda le tubazioni. Con i gruppi, con il fluido del gruppo 2, cioè il gas A1, con 4 bar e DN40, siamo in articolo 4.3, perciò non siamo neanche dentro la PED. Chiaro però una cosa, se io devo questo tubo da DN40, lo devo mettere su una macchina che è categoria 2, devo per forza certificarlo insieme, cioè prende, cioè qualsiasi componente che metto su quella macchina lì, il componente più, cioè è valida la categoria più alta di quella macchina lì, perciò anche quel tubo lì andrà a far parte di una categoria 2. In se stesso è articolo 4.3. Mentre se andiamo con i gas del gruppo 1, i gas infiammabili, siamo già in categoria 1. Questa è la differenza.
Allora, impiego dei gas infiammabili nelle applicazioni PED. L'introduzione dei gas infiammabili introduce i seguenti cambiamenti. La gravità del rischio, chiaramente, come abbiamo già detto. Il possibile cambio di categoria, come abbiamo già visto, da una categoria passiamo a una categoria superiore perché cambia la pericolosità del fluido. Ecco, adesso andiamo a vedere qui la tabella per i trasporti su strada, ADR, dove andiamo a vedere che, se andiamo a scomporre questa tabella, vediamo che il numero sopra, il primo numero è l'indicazione del pericolo, del primo pericolo, e il secondo è il pericolo secondario, che poi andiamo a vedere la tabella. Il numero sotto è quello che identifica la sostanza, e questa è una cosa dell'ONU, cioè una cosa mondiale, diciamo, no? Questa è la tabella, come vedete, il pericolo principale, il 2, è il gas, e il 3, pericolo secondario, è infiammabile. Poi ci sono tutti gli altri. Nel trasporto, andiamo a vedere i numeri per quanto riguarda le categorie, ognuno ha il suo, l'R32, per esempio, è il 3252. Però, diciamo che con il nostro lavoro non c'è bisogno, cioè, con i nostri furgoni non abbiamo l'obbligo di avere la normativa ADR. Sempre nel rispetto dei limiti dei 333 kg, perché è quello che possiamo trasportare, e comunque sempre obbligatorio il rispetto dei seguenti obblighi: la presenza di un estintore nel furgone, la marcatura ed etichettatura dei colli, cioè delle bombole che ci sono, e la formazione del personale coinvolto, cioè se io mando un dipendente a fare un lavoro, devo per forza sapere che lui sa fare questa cosa. E glielo devo fare, per esperienza, vi dico che se io faccio fare un corso a una persona, ho la mia tabella del corso che dice che ha fatto il corso. Se glielo spiego a voce, glielo ho detto io. Io posso dimostrarlo che magari glielo ho detto magari con un corso mio e tutto il resto, però è importante sempre avere creare una documentazione di quello che si fa e di quello che si spiega ai propri dipendenti, perché questo, in caso di incidente, ci toglie o ci mette in mezzo ai problemi. L'approccio, ecco. Con i sistemi di refrigerazione e pompe di calore, i requisiti di sicurezza ambientali, come diceva Monsieur Charny, c'è la 378. La 378, io ho sempre detto da moltissimi anni, che è il Vangelo del frigorista. Tutti studi la 378 e riesce a fare impianti, riesce a fare le cose secondo la normativa. La norma è un consiglio, però la norma 378 è implementata dentro alla PED, di conseguenza diventa una legge, cioè quello che dice la 378 diventa legge, attenzione a questo. Norma uguale consiglio, però quando è, come si dice, quando è richiamato, però c'è un termine, non ricordo, quando è richiamato dentro una legge, è valida a tutti gli effetti, perciò quello che c'è scritto nella 378 si deve fare, attenzione. Poi c'è una norma, c'è la N13313, che è quella che definisce veramente il frigorista. È una norma europea, non è obbligatoria perché chiaramente sono cose, secondo me dovrebbero farle, perché questo, la 13313 è quella che definisce veramente, da sotto tutti i punti di vista, il frigorista. Da un punto di vista di sapere come presentarsi anche al cliente, da come progettare una cosa. Poi ci sono le varie certificazioni del tecnico, che anche la progettazione, cioè certifica anche la progettazione, e il tecnico che fa il frigorista, ok? Il tecnico del freddo. Questo è molto importante, infatti in Italia Assofrigoristi è partita ancora nel 2014 certificando 19 persone, adesso siamo 25 circa. Però con questa norma
si vanno a vedere le reali competenze del frigorista. Una volta fatto l'esame di questo, uno è frigorista, diciamo. Cioè, è stato verificato, secondo la norma N13-13, che è requisiti per fare il frigorista, diciamolo. E la direttiva ATEX, che nel nostro ambito degli gas infiammabili, è importantissima, è essenziale. 378, progettazione e contesto, progettazione e contesto di installazione del sistema frigorifero, installazione, manutenzione e riparazione, questa è la 378.1, la 378.2, installazione, manutenzione, riparazione e smaltimento del sistema, la 378.3, costruzione del sistema frigorifero, e la 4, predisposizione della macchina, qui, no, scusate, è un po' diverso perché... sto elencando una serie di cose che fa la 378, ma non è prettamente così. Comunque, nella 378 c'è la predisposizione di tutto quello che c'è da fare nel nostro lavoro. Ecco, scusate, non avevo pratica del... Ecco, i requisiti di base, definizione, classificazione, criteri di selezione. La 2 è il progetto, costruzione dei test, etichettatura e documentazione. La 3, sito di installazione e protezione del personale, e la conduzione, manutenzione, riparazione e recupero. Recupero e dismissione della macchina. Perciò dentro la 378 abbiamo, dalla progettazione allo smaltimento della macchina, abbiamo tutta una serie di procedure e suggerimenti su come andarlo a gestire. Soprattutto nella 378 troviamo tutti gli elementi per poter valutare se installando una AVL abbiamo effettivamente abbiamo aumentato l'aggravio del rischio. Per documentare se c'è o non c'è l'aggravio del rischio facciamo sempre riferimento a quanto c'è scritto nella 378. C'è la famosa tabella della carica limite dei gas refrigeranti. Importantissimo, ma non solo anche per la 2L, anche per la 1. È chiaro che in un ambiente io non posso mettere, in un impianto non posso mettere più di quello che ci può stare nell'ambiente. Perché può succedere che se si scarica tutta il refrigerante, se c'è una perdita su una piccola stanza, magari c'è un impianto da 3 quintali di gas, è logico che quella stanza lì è satura. Potrebbe creare un problema, A2L potrebbe diventare infiammabile o tossico o ammazzare qualcuno, insomma. La norma specifica i requisiti per la sicurezza delle persone e dei beni, fornisce una guida per la tutela dell'ambiente e stabilisce le procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di impianti di refrigerazione e il recupero dei refrigerati. La competenza personale, come dicevo prima, definisce le attività riferite ai circuiti refrigeranti, i profili di competenza associati addirittura alla vendita dell'impianto, di come comportarsi, di come fare tutte le attività relative al nostro lavoro. È l'unica certificazione riconosciuta a livello europeo. L'ATEX, ATEX 2014-34 UE, la direttiva dei prodotti, e l'ATEX 99/92/CE, direttiva per quanto riguarda i lavoratori. Qui ce n'è da dire fino all'AMEN. Allora, se andiamo a processare le attività, dobbiamo tenere bene a conto l'analisi visiva della zona, cioè dove devo andare a installare, oppure se io devo fare una riparazione, devo andare a vedere come fare. Verifica di assenze di atmosfere pericolose. Allestire segnaletica di sicurezza. Chiaro, se ci sono persone in giro, devo per forza mettere i segnali. Come lo devo fare anche per altre situazioni? In caso di rilevazione gas in atmosfera, togliere tensione. Chiaro che se ho un impianto a 2L o un impianto con un altro gas infiammabile, devo per forza togliere la tensione per evitare il problema. L'analisi del guasto con idonea strumentazione, cioè se vado a fare una riparazione devo avere per forza
gli strumenti adeguati per poterlo fare. Cerco fughe, ma devo avere anche la bomba di azoto, devo avere tutta una serie di cose che mi permettono di riuscire a fare il mio lavoro senza mettermi in pericolo e mettere in pericolo gli altri. Posizionamento degli apparecchi da almeno 3 metri dalla sorgente di emissione. Se ho una perdita, è chiaro che non posso andare a mettere tutte le mie attrezzature lì. Devo mettere a debita distanza. Il recupero del refrigerante con ventilazione dell'aria. Pressurizzare con l'azoto per eliminare residui di gas. Ecco, questo è una cosa importante. Se io trovo una perdita, se io vado su un impianto a 2L o a 3, anche un'isoletta, perché le isolette, i plug-in hanno 150 grammi di gas. Non sono tanto pericolosi perché 150 grammi possono fare anche niente, però non si sa quando vado col cannello lì, è chiaro che potrebbe succedere un qualcosa. Anche perché insieme al gas c'è anche l'olio, attenzione. Se c'è una pressione che c'è allo scoppio, ti viene fuori anche l'olio e si incendia tutto. Anche col freno, con la 1, succede l'incendio. Perciò quando vado a mettere le mani devo comunque gasare con il gas, flussare con il gas in maniera da andare a eliminare i residui di gas e allora posso operare bene anche saldando e fare il lavoro come si deve. Assicurarsi che non vi sia nessuna traccia di gas in atmosfera con il cercafughe. L'eventuale taglio e i collegamenti per l'esecuzione dei lavori, effettuare la saldatura con flussaggi di azoto e operazione di vuoto. È sempre utile, specie degli impianti un po' abbastanza importanti, usare usare l'azoto saldando. In questo modo non c'è ossigeno all'interno, facendo attenzione di far aderire bene, cioè di caricare l'azoto. Cioè, io devo buttarlo dentro senza che possa aspirare aria, chiaramente. Se butto dentro solo azoto, non ho più il problema di incendio o di esplosione. La carica di gas con ricarica di gas con ventilazione dell'aria, cioè devo sempre ventilare con un ventilatore. Come leggere l'etichetta della strumentazione Aptex? Abbiamo la marcatura CE, il codice dell'utente dell'ente accreditato, dell'ente terzo accreditato, il gruppo dell'apparecchiatura, la categoria dell'apparecchiatura, che può essere 1G, 2G, 3G, la conformità alle norme europee armonizzate, EX, modi di protezione, tipologia di atmosfera Aptex compatibile con l'apparecchiatura elettrica, classe di temperatura massima superficiale permessa dall'apparecchiatura elettrica, classificazione di protezione dell'apparecchiatura. Ecco, queste è tutto la lettura di una certificazione di impianto. Per leggere correttamente le etichette si devono avere tabelle della normativa Aptex, chiaramente. Si possono scaricare da internet, c'è un tabellone grande così, arancione, io me lo sono attaccato in ufficio e quello serve benissimo. Perché quando io compro un materiale Aptex devo fare attenzione come è certificato. Fate attenzione, non è che perché sia scritto solo Aptex è a posto. Di Aptex, come vedete, ce n'è un'infinità di... Cioè, devo seguire tutta la procedura, devo avere una buona competenza per scegliere bene il materiale, perché se lo scelgo in più, se lo scelgo con più sicurezza non c'è problema, ma se sbaglio e lo prendo meno, non ho più rispettato la norma. In caso di problemi, sono problemi grossi. Ecco, il recupero del refrigerante. Il refrigerante di fiamma B2L deve essere recuperato utilizzando una macchina specifica. Non si può utilizzare una macchina standard, oppure io con il recuperatore devo solo utilizzare la macchina fatta per la 2L. Devo svuotare, per il lavoro devo svuotare la bombola e il recupero e eliminare tutta l'aria. Eliminare tutta l'aria vuol dire fare anche il vuoto, perché lasciare aria all'interno vuol dire potrebbe creare un problema di esplosione.
prima di riempirlo con il refrigerante, non miscelare i refrigeranti infiammabili con altri tipi di refrigerante nel cilindro di recupero, ma questo si deve già fare con tutti i gas. Quando recuperare i refrigeranti ad idrocarburi, non riempire i cilindri con più del 45% della quantità che era ritenuta sicura per gli HFC. Perché? Perché, per esempio, la 3, un chilo di propano sono 2 litri di volume. Di conseguenza, mentre il freno, un chilo è un litro circa, il propano è il doppio. Ecco perché la bombola non può riempire di più del 45% in volume. Attenzione a questo. Della quantità che entra che è ritenuta sicura con gli FC, ossia il 75%, 75-80% della quantità massima. Per cui 45 del 75% uguale al 33% di differenza. Etichettare il cilindro di recupero per indicare che contiene sostanze infiammabili. Chiaro, come si deve fare sempre con qualsiasi gas. Etichettare cioè i refrigeranti sintetici A2L come gli HFO e l'R32 devono essere recuperati come refrigeranti HFC e non devono essere emessi in atmosfera perché hanno il gas fluorato che è al GVP. Unità di recupero certificata A2L, A2 A3, utilizzo recupero del refrigerante in piena sicurezza e tutela dell'ambiente. È necessario che il produttore ne attesti la conformità per il recupero degli A2L. Per la 3, solitamente idrocarburi, invece è necessario utilizzare apparecchiature che rispettino i principi ATEX. Perciò attenzione che l'unità di recupero deve essere certificata ATEX per quanto riguarda la 3. Il voto del sistema impiantistico per la pompa del vuoto, io per gli A2L posso usare anche la pompa che uso per gli A1. L'importante è che non usi l'interruttore della pompa, cioè metto l'interruttore inserito, ci metto un nastro e utilizzo la spina lontano dalla macchina. Di conseguenza, facendo così, non ho più la scintilla che potrebbe essere di quell'interruttore lì e posso usarla con gli A2L. Non posso farlo con la stessa pompa per gli altri gas, chiaro. Utilizzare la pompa del vuoto già accesa e collegata ad una presa di corrente collocata fuori un'area di 3 metri e in zona ben ventilata. La pompa deve essere in zona ben ventilata. Pompa del vuoto con motore ATEX, eliminazione dei fluidi refrigeranti dal circuito, cioè la pompa del vuoto elimina l'aria, non elimina solo i refrigeranti, elimina tutto. Si può usare la stessa pompa del vuoto utilizzata per i gas refrigeranti A1, per gli A2L. Per gli A3 invece devo usare per forza la pompa certificata da un produttore. Sostanzialmente lo scarico di evacuazione della pompa deve essere convogliato all'esterno. C'è un tubino che è meglio che i vapori della pompa vada a scaricarli all'esterno piuttosto che in ambiente dove sto lavorando. Il ventilatore ATEX, ripristino in atmosfera di sicura all'interno dei locali tecnici e spazi confinati. Al posto di un ventilatore così, c'è un ventilatore centrifugo con un tubo, perciò lo metto in ambiente e il tubo mi porta fuori l'aria, perché è chiaro che dipende dall'ambiente. Questa è un'idea, ci sono, vengono venduti, però è chiaro che bisogna sempre gestirlo. Nelle procedure di sicurezza all'interno degli ambienti, a suo aspetto di inquinamento si impone la ventilazione degli ambienti prima di effettuare le operazioni tecniche, si raccomandano 30 minuti. Perciò devo essere sicuro quando faccio un lavoro che l'ambiente sia pulito, specie se sono in uno spazio confinato. Perché in uno spazio confinato cosa può succedere? Può succedere una deflagrazione in caso di perdita di gas. Nel spazio confinato, se c'è l'ossigeno giusto, ci può essere l'incendio e con lo scoppio.
Quali dispositivi utilizzare? La maggior parte dei dispositivi di individuazione elettronici utilizzati per l'individuazione delle fughe HFC e HCFC non sono sicuri sufficientemente sensibili per il loro utilizzo per gli refrigeranti A3. Dunque si devono utilizzare dispositivi elettronici o spray specifici progettati esclusivamente per l'utilizzo con i gas infiammabili A3. I sistemi refrigeranti infiammabili devono essere controllati seguendo un metodo che sia nel contempo sicuro ed efficace, come ad esempio lo spray per individuare le perdite, un dispositivo di individuazione elettronico, non costano neanche molto i centrifughi elettronici per quanto riguarda per rilevare gli A3 e vi devo dire che funzionano benissimo. Riescono a sentirlo molto meglio di quelli per i gas A1. Se non è possibile utilizzare questi metodi, si dovrebbe recuperare la carica e rimanere a controllare la tenuta del sistema utilizzando azoto privo di ossigeno. Sì, è un metodo un po' empirico, però bisogna sempre fare attenzione, gas, ossigeno. Okay. Cercafughe ATEX per gli A3. Il cercafughe deve essere certificato dal produttore per la ricerca di ogni tipo di gas specificato. Il cercafughe per l'individuazione delle perdite di idrocarburi attualmente non può essere lo stesso delle cercafughe per i gas fluorurati, chiaro. La sensibilità di 10 ppm è coerente con gli 1,5 grammi annui. La metodologia, sistema di individuazione di idrocarburi, c'è il tipo semiconduttore che ha il vantaggio di basso costo iniziale, basso costo di manutenzione, ha però una selettività limitata, il catalitico che è molto più preciso e ha una durata maggiore, misura addirittura il percentuale di LFL per le altre concentrazioni, perciò è molto utile per sapere in che situazione siamo di infiammabilità e dura 4-5 anni. Purtroppo ha alti costi di manutenzione e non è adatto per le basse concentrazioni. Prospettive future, e abbiamo quasi finito. La progettazione di un impianto frigorifero diventa ancora più importante, i rischi vanno analizzati e tenuti in fase costruttiva. E ottenuti in fase costruttiva. È chiaro, devo analizzare tutto prima di andare a costruire la macchina, perché altrimenti modificare una cosa fatta può diventare un problema, oltre che di sicurezza, anche molto, molto costoso. L'aumento del rischio necessità di un aumento delle competenze dei tecnici del freddo. Chiaro che, come dicevo, se c'è la formazione si riesce a trovare dappertutto. Se non c'è la formazione, ho paura che andremo un po' peggio, diciamo. Quindi la voce futura è quella che dobbiamo riuscire a essere competenti. Per essere competenti dobbiamo sapere le cose. La PED assume ancora più importanza di chi installa un sistema frigorifero, dove certificare insieme alla direttiva. L'importanza della PED ve l'ho detto prima, di conseguenza non serve aggiungere altro. La strumentazione utilizzata deve essere conforme all'utilizzo che ne andremo a fare, questo è logico. A maggior ragione rispetto a prima non si può miscelare due gas diversi. Ennesima ricordo, non è possibile effettuare impianti che hanno un refrigerante con infiammabilità diversa dal refrigerante sostituito. Cioè, come già detto anche prima, non posso mettere un refrigerante diverso con un grado diverso di quello che c'è nell'impianto. Ecco. Credo di aver finito, scusatemi se ho fatto un po' di confusione. No, io volevo rimarcare una cosa su quanto abbiamo detto finora. Soprattutto chi fa climatizzazione
non è tanto portato a considerare la pelle. C'è sempre stato detto che non serviva. Puoi tornare sulla slide o delle tubazioni o dei serbatoi. Tutto quello che supera una pressione di mezzo bar è soggetto a valutazione PED. Cosa significa? Che sia aria, gas, supera il mezzo bar, io devo fare una valutazione. Ovviamente l'aria non è un fluido assolutamente pericoloso, non è infiammabile, non è niente, quindi sarà soggetto a PED per enormi volumi o enormi pressioni. Man mano che il fluido diventa più pericoloso, sarà soggetto sempre di più a questa tabella. Tutto quello che è sotto il mezzo bar non va fatta la valutazione. Sopra il mezzo bar va fatta la valutazione e si può essere in categoria. Facciamo attenzione a una cosa. Gli impianti di climatizzazione per il momento non hanno ancora la norma ONI che definisce come eseguire il rapporto di efficienza energetica. Quindi la FAC nazionale o la FAC regionale ci dicono che possiamo tranquillamente non fare il rapporto di controllo di efficienza energetica. Ma voi avete letto l'ultima riga? Quando uscirà questa norma, il manutentore dovrà dichiarare che l'impianto è sicuro contro danni a persone, cose, animali. E io ho fatto un sistema URF e non ho fatto la valutazione, non ho neanche considerato la PED, quindi non ho fatto neanche la valutazione del rischio, magari non ho neanche fatto il calcolo della carica massima ammissibile nell'ambiente. Pensiamo agli hotel. Gli hotel che hanno stanze anche piccole, che hanno URF anche grandi, con l'unità all'interno della stanza. Secondo la valutazione del rischio N378, tra l'altro la stanza è occupata da persone che non hanno la cognizione del pericolo, quindi massima possibilità di rischio. Cominciamo a ragionare della PED. Cominciamo, soprattutto adesso che abbiamo gli A2L, dobbiamo cominciare a mettersi in riga. Grazie, grazie per questa precisazione. A questo punto, se ci sono quesiti da parte di chi dei presenti qui in sala o anche tramite chat per chi ci segue online, faccio girare il microfono e i nostri due relatori ci daranno risposta. Non ho capito, scusate, una piccola cosa. Quando entra in vigore il superamento dei 2000, cioè dobbiamo stare al di sotto, quando vale il GVP di 2005 sul gas normale? Quindi io che faccio i piani costruttivi di refrigerazione industriale uso il 449A, fino a quando potrò usarlo senza dover passare all'infiammabile per le notazioni? Allora, il 449A mi sembra che abbia circa 1400-1500 di GVP, perciò non ci sono limitazioni fino al 2030, però adesso bisognerà vedere perché stanno già elaborando la nuova F-Gas, perciò bisognerà vedere che cosa decideranno in futuro. Stando alla 517 non ci sono problemi fino al 2030. C'è invece un problema di impianto centralizzato dei multipack che sugli impianti commerciali l'hanno fatto cioè è stato detto per i commerciali, per esempio i supermercati o chi fa la vendita, quando abbiamo un impianto che superi i 40 kW di potenza non può superare i 150 il gas non può superare i 150 GVP. Tra l'altro c'è un discorso che ci hanno fatto una domanda. Se il supermercato cambia la centrale frigorifera, perciò fa una ristrutturazione, se si può fare. Allora, ne stiamo discutendo a livello associazione, però io credo che se cambia la centrale frigorifera è logico che non posso più mettere il gas il 448. Se l'ho retrofittato già da 404, l'ho retrofittato a 448, se vado a cambiare la centrale non posso più farla a 448. Diverso è magari se io faccio
se invece di cambiare la centrale metto le mani sulle tubazioni, sui banchi, su quelle cose lì, allora è un altro discorso, perché non vado a ricertificare la macchina. Se fornisco una macchina nuova, logico che... Perciò tutti quanti gli impianti nuovi, multipack centralizzati che superano i 40 kW, devono avere un GVP inferiore a 150. Il gas deve avere un GVP fino a 150, insomma. Altre domande? Richiesta di chiarimento, approfondimento? Sì. Serve un patentino come per l'ammoniaca per gas A2L, A2, A3? Non vuoi rispondere tu, Fabio? Allora, il patentino F-gas abilita la manipolazione di gas clorati. Quindi l'A3, il propano, non è un gas clorato, non ha bisogno del patentino F-gas. Il patentino serve, F-gas serve per tutti i gas clorati, che siano A1, A2. In realtà, però, per chi opera con il propano, quindi gas infiammabili, il DL81 del 2008 prevede che il datore di lavoro formi i propri lavoratori per operare in sicurezza. Quindi, anche se attualmente non c'è una norma che ti dice di prendere un patentino per lavorare col propano, in realtà il datore di lavoro deve adeguatamente formarlo per saper manipolare per intervenire sull'apparecchiatura, eventualmente a fare riparazioni, cariche, scariche e quant'altro. Quindi c'è la 13713 che potrebbe fare, scusa Fabio, che potrebbe fare al caso, però io consiglio documentarsi, cioè c'è un corso da fare sui gas. Mi documento con quello, una documentazione che posso acquistare, cioè devo dimostrare che ho acquisito materiale, che ho acquisito competenze in quel senso, se non c'è un perché non è obbligatorio adesso, giusto? No, per il DL 81 chi opera devono essere adeguatamente formati, quindi non c'è un obbligo di dire che devi fare 10 ore, 20 ore, però devi comunque formare il tuo dipendente, perché tu ne sei responsabile. Appunto, basta fare in modo di dimostrare che ho fatto fare formazione ai miei dipendenti, che mi sono documentato, perlomeno. Marco Gratti, direttore operativo di Assostegoristi. Aggiungo una cosa. Non basta la formazione, perché il problema si pone anche su un altro punto. Si chiama documento di valutazione dei rischi. Nel momento in cui noi aggiungiamo attraverso l'utilizzo di gas specificamente delicati da un punto di vista di infiammabilità piuttosto che di tossicità, piuttosto che di esplosività, un elemento di rischio all'impianto, lo aggiungiamo all'edificio e quindi colui che redige il DVR, il documento di valutazione dei rischi per l'intero edificio, deve ricomprendere all'interno di quel documento ciò che riguarda specificamente l'impianto nella sua nuova configurazione. Quindi facciamo attenzione a pensare che sia solo un problema di gas, è anche un problema di sicurezza e di adempimenti relativi all'appena citato decreto legislativo 81 e alle conseguenti implicazioni normative che lo riguardano, che sono formative del personale, ma che sono anche inerenti all'insieme dell'edificio. Quindi non dimentichiamoci mai, che quello che stiamo facendo ha a che fare, ha a che vedere anche con la sicurezza dell'intera struttura. Questo non lo dico per caricare di responsabilità, ma semmai per mettere nelle condizioni l'impiantista e il manutentore di trasferire a chi di dovere, RSPP della situazione, le informazioni necessarie perché la sua parte di competenza sia adeguatamente considerata all'interno dei documenti generali. Nel momento in cui non lo fa, tra virgolette, si carica di un'inadempienza nei confronti di colui che gestisce la sicurezza a livello sistemico dell'intero edificio.
Concludo con la risposta aggiungendo l'ammoniaca è un D3, anche se non era citata. L'ammoniaca invece prevede che l'operatore abbia il patentino a gas tossici, quindi deve fare l'esame a gas tossici. È un esame che deve essere fatto presso determinate sedi? È un esame che deve essere fatto presso determinate sedi specifiche, che sono i comandi dei vigili del fuoco, che richiede l'intervento anche di organismi valutativi che sono in capo alle associazioni, le aziende sanitarie del territorio, e per il quale noi abbiamo predisposto un corso specifico che stiamo portando avanti. Abbiamo concluso la prima sessione proprio settimana scorsa. Sì, volevo dire un'altra cosa. Chi fa un impianto con la 2L, magari un impianto importante, è meglio che si faccia, che si trovi un consulente di Atex che gli faccia una valutazione dei luoghi dove va installato, le cariche e tutto il resto, in maniera tale da avere un documento. Loro ti rilasciano, io faccio impianti a macchina a propano e chiamo il mio consulente, mi fa una relazione tecnica di dove va installato, tenendo conto di tutti quanti i pericoli e delle distanze, di tutto quello che c'è. Fa la fotografia di quello che c'è in quel momento, che io posso installare. Domani cambiano le condizioni perché il cliente cambia o succede qualcosa, la fotografia è lì. Perciò è vero che si spende qualcosa, però trovatevi un consulente in maniera tale che vi tenga fuori da questa responsabilità, perché l'Atex è una brutta bestia. Documentate con certezza il vostro lavoro, e questo è il messaggio forte. Documentatelo con certezza, perché tutto quello che rimane, diciamo, nelle zone grigie costituisce un rischio di responsabilità, e questo rischio di responsabilità è evitabile se la documentazione, anche con un consulente, oppure sulle basi di un'esperienza già avuta e che permette di essere replicata. Attenzione, però, cosa vuol dire replicata? Replicata vuol dire tale quale, stesso gas, stesso impianto, stessa carica, quindi sostanzialmente mai, perché in pratica questo non è possibile, però documentate tutto quanto. Lo diciamo nel vostro interesse. Non c'è nessun consulente che verrà a chiedervi dei soldi da parte di assoprioristi o una cosa del genere, perché non sponsorizziamo nessuno, ed è lontano dalla nostra idea quella di sostenere un ragionamento del genere. Ma fermamente documentate tutto quello che fate. È pericoloso agire diversamente, nel vostro interesse. Ci sono altri quesiti pervenuti? Se non c'è altro, sappiate che adesso ci sposteremo nella sala in fianco per un aperitivo, ma ci sarà modo anche di interagire con i relatori che sono qui presenti, con il direttore di Assofrigoristi che appunto è intervenuto in questo momento, e quindi anche per darvi informazioni su quali sono anche le forme di assistenza e servizi che le nostre due strutture di Confapi e di Assofrigoristi danno alle aziende del territorio. Un grazie davvero a tutti i nostri relatori e alle due società che hanno sponsorizzato questo incontro, questo momento di approfondimento, Refrigerant Italia e Tergas, e quindi una buona serata a tutti, spero di vedervi una seduta in fianco per un brindisi insieme. Grazie, buona serata. Grazie. Ci mettiamo dietro al tavolo, dietro al tavolo.
direttore provinciale di... Ah sì, sì, no, il refrigerant. Sì, volevo sollevare un problema davanti a tutti. Qua si parla di quello che